Dottore Roberto Ziccardi, questa mattina è stata presentata ufficialmente l'Associazione Medici per l'Ambiente. Ci vuole spiegare brevemente di cosa si tratta? L'Associazione Medici dell'Ambiente della provincia di Avellino è parte di un'associazione internazionale e quindi anche italiana che fa capo alla sede principale di Arezzo e che tenta regione per regione di sensibilizzare in particolare i medici igienisti, ma non solo i medici igienisti, quindi tutti i sanitari, verso le questioni che danneggiano, diciamo così, il territorio e possono mettere in pericolo la vita, cioè non solo la prevenzione umana, ma anche la prevenzione che in termini generali possiamo dire ambientale. Il punto per capirsi, insomma, per dare un segnale preciso, è il gruppo dei medici che sta dentro e dietro tutte le battaglie della Terra dei Fuochi tra Napoli e Caserta. Noi abbiamo adesso fondato questa realtà avellinese. Dottore, quali sono le prossime iniziative della vostra associazione? Il programma che ci siamo dati è tende a monitorare 5 zone della provincia di Avellino, appunto Solofra-Montoro, l'Interland di Avellino e Avellino in particolare riferito all'Isochimica, la Valle del Sabato, l'Arianese e capire anche il Baianese, molto a contatto con la realtà, diciamo, di territori sospetti dove hanno potuto manovrare figure particolari, la Camorra e così via, e anche qualcosa di attenzione che ci viene sollecitata anche nei nuclei industriali dell'Altirpinia, cosa limitata ma va tenuta di controllo. Inoltre immaginiamo di concludere, diciamo così, l'attività del primo semestre di vita verso la fine di gennaio, inizio febbraio, con un convegno apposito sui fattori inquinanti in provincia di Avellino.